Da testimonial di una campagna di sensibilizzazione per la difesa dell'ambiente nella BAT a testimonial di un'altra campagna per il sociale, l'attore pugliese Michele Placido venerdì sera alle ore 21 terrà al Teatro Curci di Barletta uno spettacolo dedicato a Franco Califano e il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per un'opera sociale della quale Don Riccardo Agresti, parroco della Chiesa delle Croci di Andria, ne è responsabile. Il progetto si chiama Senza Sbarre ed è curato dall'Associazione Amici di San Vittore Onlus, una realtà associativa che si occupa degli ex detenuti. Il ricavato della serata permetterà di realizzare un grande progetto finalizzato a creare opportunità di lavoro a chi è in regime di detenzione o uscito definitivamente dal carcere. I biglietti hanno un costo irrisorio e si possono acquistare presso il botteghino del Teatro Curci di Barletta. Abbiamo chiesto a Michele, al maestro Placido, di sostenere anche questa iniziativa e quindi uno spettacolo che parla della storia di Califano, ma che vedrà sicuramente anche dei momenti in cui si affrontano i temi del vivere civile, dello stare insieme, sia la mattina con i ragazzi all'interno del Teatro Curci, sia la sera sempre all'interno del Teatro Curci al pubblico, diciamo, il cui ricavato dell'incasso sarà devoluto appunto in beneficenza qui per l'Opera Pia di Andria. Un'operazione che, diciamo, in una fase in cui i sententi tendono a dividersi, questa è la dimostrazione che la provincia organizza un evento nell'ambito della quale prima ha coinvolto la città di Margherita di Savoia, poi la città di Trea di Barletta che mette a disposizione il Teatro Curci, il ricavato in beneficenza a un'opera che si realizza ad Andria. Il progetto Senza Sbarre, insieme a Don Vincenzo Giannelli, si propone proprio di aiutare i nostri fratelli che hanno sbagliato durante la loro vita, vale a dire i carcerati. Chi non è stato all'interno dei territori come questo nostro Croci Camaggio non può capire come ci si redime quando uno ha sbagliato. Bisogna metterci il cuore, la passione. E quindi questa passione anche verso questi nostri fratelli è fondamentale. Mi ha meravigliato tantissimo anche nel vedere questo grande artista che si fa piccolo e che si è documentato anche su tutta questa opera che è sorta e che in futuro sorgerà per i carcerati. Questi sono gli uomini grandi, coloro che si fanno piccoli e sono attenti soprattutto alle periferie.